Buongiorno, oggi introduciamo e parliamo del surrealismo, una corrente artistica pittorica che nasce e si sviluppa in Francia nel 1925 ad opera di un gruppo di artisti, letterati e filosofi. La parola surrealismo deriva dal francese surréalité, cioè realtà superiore o sovrarealtà. Ed è un movimento letterario e artistico che è interessato alla parte irrazionale dell'uomo, cioè al suo mondo dell'immaginazione, del sogno, a quella parte che durante lo stato di veglia viene comunque tenuta a bada in qualche modo, controllata dall'educazione e dalla razionalità. Quindi è un movimento interessato a capire i meccanismi che sono propri del nostro inconscio nell'elaborazione del pensiero. Il grande stimolo per il surrealismo è stata sicuramente la ricerca metafisica per quello che riguarda la parte artistica e per quello che invece riguarda la parte scientifica e letteraria, sicuramente la psicoanalisi di Sigmund Freud, che ha dato importanza e ha studiato per prima il sogno e l'inconscio. Il poeta André Breton pubblica nel 1924 il Manifesto del Surrealismo, dove afferma che il pensiero si deve esprimere in modo automatico, cioè senza il controllo della ragione. La creazione artistica, infatti, deve avvenire spontaneamente, senza essere oggetto di studio o di controllo da parte del cervello, della ragione e della razionalità. E quindi la trascrizione artistica del nostro pensiero deve essere automatico e capace di registrare ogni sensazione psicologica. I surrealisti legano molto con i movimenti più radicali rispetto alla forma, al tipo di educazione e di convenzioni sociali di quegli anni e quindi sì, hanno un atteggiamento polemico rispetto alla classe borghese e ai suoi valori, che accusano di aver trascinato. L'accusano di aver trascinato la popolazione, le persone nella prima guerra mondiale. E quindi la prima mostra surrealista viene allestita a Parigi, è una mostra collettiva ed è allestita a Parigi nel 1925. Vi partecipano Picasso, Marey e Hans Arp. La pittura surrealista non è necessariamente di un certo tipo, cioè non è tutta solo figurativa o tutta astratta, è o figurativa o astratta, oppure anche mescola proprio per la sua tipicità anche tutti e due i linguaggi. Allora, per esempio, Salvador Dalì, che è uno dei massimi esponenti riconosciuti del surrealismo, inventa paesaggi in cui inserisce oggetti che non solo sono decontestualizzati, cioè vengono tirati fuori dal loro contesto abituale, ma assumono anche un'altra fisicità, ovvero diventano molli, oppure crea forme ambigue che ad una prima occhiata sono una cosa e poi ne diventano un'altra, e collabora anche alla sceneggiatura di alcuni film. Tra i quali quello di Louis Buñuel,
E appunto in una scena riprende una lama di rasoio che taglia un occhio, quindi chiaramente il surrealismo diventa un po' un'arte provocatoria. A noi adesso queste cose ci fanno un po' sorridere con quello che ci fanno vedere nei film, dovete tenere però presente che stiamo in Europa nel 1925, quindi diciamo che sono dei pionieri per quanto riguarda queste trovate. Un altro esponente importantissimo del surrealismo è René Magritte, il quale rappresenta le cose con una precisione che va al di là della capacità dell'occhio umano di analizzare il dettaglio, come se le vedesse attraverso la lente di ingrandimento. Personaggi, oggetti, natura, contesto vengono quindi ingranditi e snaturati, sempre decontestualizzati, spaesati, o perché sono situati in un ambiente che non appartiene loro in modo quotidiano, normale, diciamo, o perché vengono accostati senza una logica da subito riconoscibile. E quindi sconvolgono quello che è la nostra abitudine mentale, la nostra consuetudine mentale, generando un senso di inquietudine, di assurdo e di mistero. Per esempio, se noi andiamo ad analizzare l'opera di Salvador Dalì, che si intitola Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, dipinta da Dalì nel 38, Dalì qui afferma che spesso non capisce il significato dei suoi quadri, perché lui dipinge in base, l'ha scritto lui, e l'ha dichiarato in più interviste, al metodo paranoico-critico, cioè si mette a dormire, pianta una tela ai piedi del letto, sogna e poi subito dopo che ha finito di sognare, si sveglia e traccia sulla tela quello che ricorda del sogno. Allora, e quindi lui afferma che anche se nei suoi quadri non si può dare, intanto ai quadri dei surrealisti non si può dare un significato univoco, perché essendo così composti, ciascuno di noi gliene dà uno personale, e comunque a ciascun riguardante, a ciascun osservatore, questi quadri che non vogliono dare risposte di alcun genere, perché non c'è una risposta univoca e universale, anche perché loro combattono contro questa filosofia del pensiero omologato. Che cosa fanno? Questi quadri fanno sorgere interrogativi che appartengono solo alla coscienza individuale. Infatti, Dalì sottolinea che il fatto che non abbiano un significato universale e da tutti condiviso non vuol dire che questi quadri non abbiano o questi oggetti non abbiano un significato. Il loro significato è così intimo, profondo, che sfugge a una codificazione semplice e univoca. E quindi, e tra l'altro, se noi guardiamo questo quadro, noi ci accorgiamo che a più occhiate successive noi vediamo nascere delle forme che alla prima occhiata non vedevamo. Per esempio, il volto, che alla prima occhiata noi vediamo il calice, poi vediamo un volto, poi dietro vediamo sorgere un cane. Quindi voi vedete che ad ogni occhiata, man mano che noi ci soffermiamo a osservare il quadro, nascono la nostra mente, i nostri occhi colgono la forma e la nostra mente le aggrega queste forme in successivi oggetti che fanno parte del nostro vissuto e che noi riconosciamo essere presenti nella composizione ad ogni occhiata successiva.